Un allenamento dal sapore Amarcord, quello che si è tenuto nel pomeriggio al Marco Tomaselli tra la Nissa e il Licata. Allenamento congiunto tra le due società amiche gemellate, con una grande storia alle loro spalle e un futuro tutto da scrivere per i biancoscudati in eccellenza e in Serie D per i licatesi. Tra futuro e ambizioni abbiamo ascoltato il direttore tecnico biancoscudato Antonio Emma e il presidente del Licata Enrico Massimino. Un'occasione per vedere degli amici, quelli dell'Licata, siamo contenti che ci siamo venuti a trovare il presidente Massimino. È un giorno di allenamento, un allenamento congiunto, dico, è un modo per chiacchierare, scambiare un po' di idee e soprattutto dico, far godere del nostro stadio pregiato, insomma, gli amici dell'Licata. Stiamo lavorando per mettere quello che potrebbe mancare, ecco, qualche tassello in più al mister, però dico la squadra è già competitiva, è una squadra che assume oggi un'importanza notevole, no? In termini di. Oggi è un test che è, diciamo, importante per vedere un po' alla ripresa in che condizioni siamo e domenica invece ci attende questa trasferta a Castrovillari dove speriamo di continuare il nostro, diciamo, percorso che in questo momento ci vede in un trend positivo. Le ambizioni dell'Icata sono quelle, cioè noi siamo un gruppo giovane, quindi di far crescere i nostri giovani e poterci ritrovare come è stato già l'anno scorso anche per il prossimo campionato, in modo insomma di avere sempre di più una rosa cresciuta, diciamo, dal nostro settore giovanile. Certamente i derby sono tutti importanti, in particolare Nissa Licata sarebbe una cosa bellissima, oltretutto in una struttura da invidia come. Mister!